i primi, quanti soldi sono, Alice? 68 euro per il garage, a parte vabbè l'affitto e le cose che ho dovuto pagare oggi. Ho preso una stufetta, vari prodotti per pulire, che ci serviranno a pulire tutto il garage. Certo, non pulisco io. E come no? Pulisci Daniel e poi domani fai la seconda botta tu, no? Io. Fratellone. Aspetta, aspetta, fatemi spiegare. Nell'ultimo periodo avevo necessità di più spazio. Scorrendo tra i vari annunci su Subito, mi sono imbattuto in questo box, a due passi da casa. Mi sono fiondato subito a vederlo. Dai, quanti metri quadri hai? 20 metri quadri. Ok, ok, figo. Una volta averlo preso, la prima cosa da fare era mettersi al lavoro. Allora, qua su, a parte le macchie, ci sta più niente, tutto pulito. Questa è la condizione. Prima non c'ho la foto di prima, cazzo. Allora, abbiamo pulito tutto il soppalco. Ora è limpido. Mo ci mettiamo tutte le cose sopra. Poi c'è stata porta via questo. Abbiamo pulito senza scala. Senza scala, cioè quindi arrampicasse qua, là e poi lassù. Infatti ho scelto il terzo, siamo dimenticati, rimane là. La stufetta funziona, è una bomba. Calcola la potenza a maniche corte. E niente, mo ho pensato di mettere lì un pannello in modo che chiude ermeticamente e non ci stanno più problemi di freddo. La stufa funziona, è bomba. La luce abbiamo cambiata, fa un sacco di luce, però c'è da mettere altre luci, poi metteremo. Un cazzo, ci stiamo. Prima giornata di lavoro con Daniel finita. Allora, abbiamo spostato per ora tutte quelle cose lì che dobbiamo buttare. Quello è da buttare. Questi cartoni sono da buttare. Le cose abbiamo messe su perché ora il soppalco è pulito. Però dai, ci siamo, ci siamo. Non procede malissimo. Ragazzi, oggi siamo arrivati, abbiamo montato il LED, era andato, sta aspettando l'armadietto per poi buttarlo. Guarda come va, che treno che è. Stiamo pulendo, iniziando a pulire per terra. Questa è la fotografia. Siamo, vedo la luce in fondo al tunnel, la stufetta che scalda sempre. Wow, che bella. Siamo andati a recuperare la scala che c'ha Alessandro in macchina. Dicevo, perché ci serviva per il soppalco. Quindi adesso abbiamo preso pure i cacciaviti per smontare l'armadietto, quindi adesso abbiamo tutto. E abbiamo iniziato a pulire per terra con l'acqua e il detersivo, quello per cotto. Stiamo svuotando, ci mancano quelle due cose, quel pezzo di vetro e sto tavolo che dobbiamo capire come e quando buttarlo. È marcissimo. Siamo qui al Maz Box. Stiamo continuando i lavori, oggi siamo con Alice che ci ha voluto aiutare. Dopo dobbiamo vedere alla fine di tutto chi è stato l'aiutante più bravo, quindi devi impegnare. Allora, iniziamo a levare le ragnatele e continua a pulire per terra. E poi dovremmo aver finito e poi iniziare a dividere. No. Alice sta finendo di pulire per terra come una brava donna. No, no, poi è tutto zozzo, dai, ti prego. E io sto facendo l'impianto elettrico, manca pochissimo, quindi fra poco... Quasi finito, leviamo giusto la pellicolina. Opla! Luce fu, abbiamo messo la lucetta sopra. Ora dobbiamo levare le fascette e mettere i chiodini, magari ero andato col martellino. Per pensare qua fuori. Oh, rotto un chiul. Sbrigate che c'è l'acqua che stiamo a pulire la grata. Via, veloci, passa veloci. Stiamo iniziando a dipingere. Mamma mia che lavorone, era lì. Siamo belli attrezzati. Siamo tutti zozzi che stiamo iniziando a dipingere. La felpa l'ho già praticamente buttata. Grigia sta parete e se tu vuoi le faremo bianche. Intanto abbiamo iniziato con le pareti così, diciamo, grigine. Tiè, guardate Randazzino che treno, come lavora. I capelli impastramati. Che dio. Siamo belli carichi, tutti belli zozzi come si deve. Abbiamo fatto solo la prima mano di lunghe mani. Quindi ma aspettiamo che si asciuga. Oh! 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 La prima parete, l'abbiamo completata. Cioè mancheranno domani. Una mano. E poi vabbè, i bordi non l'avevamo potuto fare perché c'erano solo i rulli, c'erano i pennelli, quindi l'abbiamo fatta così. Però sta venendo bene, già che non siete più il mattonato, è un grande passo avanti. Sta stufetta scalla come al solito. Tra un po' la giochiamo che brucia, se brucia tutto. Oh, la prima parete sta là, mancano solo quelle bianche. Ci stiamo però,
Ladies and gentlemen, welcome to Dubai International Airport in the United States. Appena tornato da Dubai, sono subito venuto qui al garage, sono le 10 del mattino del 14, sono atterrato ieri sera alle 6 di pomeriggio dall'aereo, sono andato a dormire stamattina, ero già carissimo. Ho stuccato un po' la parete lì che ci sono andato a stuccare, qui che era un po' rotto e qui che quando ho attaccato la ciabatta col mio zio si è scollata tutta la parete, la vernice. Ci ho già verniciato un po', si vede, ho fatto tipo gli angolietti della parete. Però sì, ora finisco. Tra l'altro a Dubai ho comprato questa ring light tipo a 3 euro. Mi aiuterà con le riprese, quindi l'ho presa. Ho detto dai, prendiamola. Infatti eccovi qui sulla ring light. Non è accesa perché mi sono scordato la presetta USB. Però almeno come cavalletto spacca. La parete purtroppo, non avendo potuto rasare, ha un po' di buchetti in quella perché era di mattonato tipo. Quindi ho dovuto stuccare le parti un po' più bucherellate, lì tra l'altro ce ne stanno un paio che ancora vedo. Però sì, appunto ho dovuto fare così, ho fatto 3 mani di vernice, ho stuccato e ora ho riverniciato le parti stuccate. E vediamo quando si asciuga com'è, in caso facciamo altre mani di vernice su tutta la parete. Poi mancano queste pareti di bianco, il tetto di bianco, tutto il resto di grato. È lunga, poi sono da solo oggi, non ho nessuno che mi aiuta, forse dopo il pomeriggio, e quindi si è lunga. Ho comprato il legno perché devo fare quei buchi da sopra, quindi adesso iniziamo a prendere le misure eccetera. Ok, dopo tutto sto bordello il lavoro è finito. La parte più difficile è stata veloce ma difficile, cioè faticosa, è stata dipingere. Fare, tagliare, misure eccetera è stato complicatissimo perché non avevo la matita. Se la matita sarebbe stato tutto più facile, però abbiamo fatto tutto preciso, siamo stati perfetti. Finalmente il calore rimarrà dentro questo garage. Abbiamo messo giù il primo praticello, guarda come cresce da solo, è automatico. Altro shopping compulsivo per il garage, sempre grandino. Olè! First strike!